Come sapete, il giovedì noi ci concediamo una piccola pausa, spesso parliamo dei mali del mondo, e noi i giornali non ci danno molta tregua, l'avete visto anche oggi, abbiamo parlato di disgrazie soprattutto, e allora ci concediamo, diciamo, una piccola pausa e lo facciamo assieme alla più grande influencer della Bolognina, che abbiamo contattato ed ha accettato la collaborazione con Piazza Maggiore, Made in Bo, Radio TV, e che altri non è che Ase Blucà Trombetta, che vediamo splendida, bionda, col rossetto dietro alla sua moquette, che è un tappeto, lo so, un tappeto marocchino. Diciamolo per chi non ha visto la scorsa puntata, non è una moquette dell'IKEA, attenzione. Sai che ho deciso che cambierò location, perché ho iniziato ad avere la sensazione, non, se ti sento ridere, ho la sensazione di essere tipo quelle persone che vengono rapite dall'ISIS, che poi col giornale, c'è un po' questa atmosfera... un po' così, quindi cambierò location, giuro, promesso, e vi renderò... No, ma guarda, Azeb, mi piace molto la tua location, fra l'altro con questa inquadratura si vede anche meglio che è un tappeto e non una moquette, perché c'è una piega di lato, quindi... Ah, esatto. C'è della morbidezza. Ecco, bellissimo, ecco. Benissimo, ci vede anche il termosifone, perfetto. Allora, cara Azeb, con te sai che parliamo di argomenti di cui io non mi interesso e di cui di solito non mi frega assolutamente nulla, ma per un atto di umiltà intellettuale ho detto: ma perché poi non me ne interesso, no? Magari invece anche attraverso appunto la conoscenza di persone esperte, molto più erudite di me su questi argomenti, potrei imparare qualcosa. E quindi ti ho chiamata appunto per erudirci su tutta una serie di temi che riguardano il glamour, che riguardano il look, che riguardano le tendenze, quando lo dico già mi sento un po' male, e di cui tu sei grande esperta. Abbiamo vissuto tanti momenti in questa settimana, fra l'altro, pur non essendo io un influencer, mi ricordo bene che alla fine della puntata scorsa ho detto un po' così, come una provocazione, finiremo per parlare anche di quelli che si mettono il calzino bianco col sandalo, e incredibilmente due giorni dopo ho visto che una persona che nel cuor ti sta, Chiara Ferragni, ha lanciato questa moda, che in realtà era mia però l'idea, bisogna dirlo, cara Chiara, e ha suscitato anche molte polemiche, che io giudico polemiche assolutamente inutili proprio per i mali del mondo che dicevamo prima, ma che invece hanno scatenato un grande dibattito. Quindi vuoi che iniziamo col calzino bianco della Ferragni? Sì, io assolutamente, perché questa storia mi appassiona, ma mi mette anche un po' leggermente in imbarazzo, perché su questa faccio veramente fatica, nonostante Chiarona del cuore, per me va bene tutto quello che fa Chiara, faccio fatica, perché questa è una moda che sta arrivando in realtà, perché Chiara non inventa nulla, sta arrivando dal nord Europa. Le influencer più importanti che noi abbiamo, lasciando stare quella delle orientali, che comunque è un altro livello, eccetera, ci stanno molto influenzando le svedesi, le scandinave, eccetera, che però stanno portando in Italia delle abitudini che io non gradisco molto. La prima non è la ciabatta col calzino, ma è il ciappetto in testa. Hai presente quella pinza, quelle pinzette di plastica? Quelle che colorate, sì, bianche, rosse, verdi, blu. Che hanno sempre rappresentato l'orrore, no? Adesso invece le abbiamo sdoganate, e quindi l'Instagram è pieno di questi ciappini in testa, di ogni colore, la forma è sempre la stessa, ma di ogni colore. In aggiunta alla ciabatta col calzino bianco, ma anche fosse di un altro colore, forse potrei anche superarla, ma la ciabatta col calzino bianco, orribile. Ci aggiungiamo un'altra cosa: tu hai visto le immagini, sicuramente chi ci segue e ci ascolta l'avrà fatto anche, perché state tutti sul pezzo, la ciabatta in foto al piede di Chiara Ferragni è imbarazzante. Io non so come superare questa cosa. Lo so, ti ha un po' gettato, insomma, nella confusione questo atteggiamento della tua Chiara, per questa nuova tendenza, che però
diciamo la verità, era stata anticipata una quarantina d'anni fa dai tedeschi che arrivavano in Riviera e che usavano appunto il calzettino spesso bianco e il sandalaf. Quindi, come dire, nulla si crea e nulla si distrugge, come diceva un grande influencer, Albert Einstein, e tutto si ripete, voglio dire, in altre forme. È così, giusto? Più o meno, insomma. Cioè, questa però non la pubblica, non, ecco, noi persone, come dire, rispettabili, evitiamola. No, ecco, io non voglio essere messo nella categoria persone rispettabili. Per favore, tu sei una persona rispettabile, io no. Vorrei appunto essere escluso. Cioè, per favore, Paolo, cioè, mi stai dicendo che tu la vuoi indossare? Perché di questa cosa ne dobbiamo parlare in caso. No, io non vorrei mai indossare il calzino bianco col sandalo, non l'ho neanche mai fatto, però devo dire che ho indugiato in passato, quando era in particolare il demonio proprio, con il calzino corto, no? Che era una cosa che soprattutto le donne dicevano di schifare in modo assoluto e che mai ti avrebbero degnato di uno sguardo. Se appunto indossavi quell'elemento, cioè il calzino corto invece che lungo. Poi sai, tante volte chi disprezza compra, diciamo poi la verità, però insomma, questa è la natura dell'uomo e della donna. No, il calzino corto va bene, ormai l'abbiamo superata. Sì. Esatto. Sganato. Io ero ante litteram, no, evidentemente. Poi però quando è venuto di moda o è stato comunque sdoganato, ho sempre usato calzini lunghi. Okay, certo, vabbè, ma perché tu comunque come gli altri mai. No, io non voglio essere una persona rispettabile, ma rientro perfettamente nella categoria umarelle, quindi non è che voglio fare il poeta maledetto, intendiamoci. Senti, sì. Cara Asebe, ti porto su un altro terreno dove ti avevo sondata e mai un po' bullato dicendo ma per chi mi prendi, io sono un'autorità mondiale su questo, e cioè è il caso, hai visto l'Eurovision, chi ha vinto, hai seguito un po' questa cosa? Allora sì, io seguo tutto su Instagram, per cui non accendo mai la TV, ma credo sia ormai inutile, perché tutto quello che mi serve sapere lo scopro attraverso tutti i miei canali e i miei profili di Instagram, per cui anche ma questa non... è una caratteristica di voi influencer di non guardare più la TV generalista come la nostra, tipo di stare solo su Instagram, giusto? In realtà la cosa affascinante è che dentro Instagram guardi tutto quello che succede nella TV, per cui però come dire, già filtrato senza pubblicità. Perfetto. E non sono una grande fan dell'Eurovision, perché è quel livello di trash a cui io ancora non vengo comunque da un passato di un certo tipo, mi sono già dovuta liberare di alcune sovrastrutture sociali, ecco, quel trash lì ancora faccio fatica, forse il prossimo anno, visto che sarà in Italia, visto che hanno vinto i cari e giovani Maneskin. E cosa possiamo dire di questi cari e giovani Maneskin? Allora, io devo dire una cosa che nessuno sta dicendo, e questa cosa un po' mi dispiace. I Maneskin piacciono alle MILF boomer. Ah. Punto. Cioè, questo... Allora, spiega per chi non è... Diciamo, ci sono anche quelli che appunto certi termini non li frequentano. Allora, spiega che cos'è un MILF, che cos'è una MILF e cos'è un boomer. Cioè, io lo so, se vuoi lo spiego io. Allora, MILF in realtà è un'espressione anche un po' volgarotta, no? Perché è un acronimo che significa Mother I Like Fuck, cioè una mamma che mi piacerebbe portare a letto, per dirlo con un eufemismo, no? E dà l'idea appunto di queste signore leggermente âgée ma ancora molto piacenti, che fanno la gioia dei ragazzi più giovani. Mentre il boomers, che va molto adesso ed è anche molto abusato come termine, si riferisce al baby boom, che in particolare in Italia è stato negli anni 60, la mia generazione, ma che adesso viene attribuito anche non so, a nati negli anni 80, per dire, no? Quindi si è un po' persa, diciamo, proprio l'esatta definizione, per cui il boomers è un po' quello, come dire, che non è proprio un age, non è un umarel, però fa parte della generazione del baby boom, che ognuno colloca poi un po' come gli pare.
Bene, ho dato questa definizione che spero accetterai e prosegui pure con i Maneskin che piacciono alle MILF Boomers. Esatto, piacciono a quelle che abbiamo un po' modernizzato il concetto sia di boomer che di MILF, le donne se ne sono appropriate perché fondamentalmente stiamo parlando di donne di 40 anni circa, superati 40, con anche prole, mariti eccetera, che sono invece attratti dalla gioventù fresca e ribelle come Damiano dei Maneskin eccetera eccetera. Questa cosa però è fondamentale perché è un ribelle? Perché è un ribelle, un po' come Freak Anthony, come quando cantava Sono un ribelle mamma, no? E gli chiedeva di stirargli la camicia che il giorno dopo aveva un concerto. Esatto, quindi fondamentalmente questa è un po' la storia dei Maneskin ed è come dire quell'etichetta che non li fa apparire, a mio avviso ovviamente, cioè, per me sono assolutamente inutili, non interessanti, non piacevoli, non ribelli, per cui io proprio non li ascolto, non li reggo, non li avrei votati, non li avrei fatti vincere. Ma ieri pomeriggio ho ricevuto un messaggio di una mia amica che rientra in quella categoria che ti dicevo prima, la quale mi comunica che aveva fatto una notte di sogni con Damiano. Con Damiano, ed erano sogni, come dire, un po' piccanti, importanti. Molto importanti. A quel punto mi sono lanciata in un'analisi di questo tipo e quindi anche questa polemica rispetto agli agiti dei Maneskin, abbastanza ridicoli e, come dire, partiti dai francesi, che sappiamo benissimo io non apprezzo e non amo molto, quindi un po' rosicone in questa storia. Oltretutto stiamo parlando di quattro ragazzi che hanno soltanto 20 anni e che di ribelli hanno forse neanche il look, probabilmente. La questione Maneskin è finita per diventare, pare incredibile, un caso internazionale, e non mi riferisco alla ripresa portata come atto d'accusa dai francesi, dalla TV francese, in cui Damiano, si chiama Damiano il nostro uomo? Sì, che sembrava tirasse cocaina, poi lui ha detto non mi drogo assolutamente, sono un bravo ragazzo ribelle. Quanto sarebbe stato bello che avesse detto sì, mi sono tippato della cocaina. No, invece no, proprio un bravo ragazzo che beve il succo di frutta la mattina. Non c'è più il rock di una volta, si rivolteranno le nostre icone rock, no, degenerate, a vedere questi spettacoli. Ma non mi riferisco a questa polemica, ma a una polemica che viene dalla Bielorussia. La Bielorussia è sotto, diciamo, riflettori della cronaca per un dirottamento aereo. I bielorussi hanno catturato, facendo appunto a far atterrare un aereo di linea della Ryanair indebitamente sul loro territorio, un dissidente, ma si sono anche scagliati, pensate un po', non hanno proprio niente da fare in Bielorussia. Ti leggo questa dichiarazione: i Maneskin pervertiti, degenerati, spazzatura che sa di AIDS, la band italiana ha scandalizzato la TV di Stato bielorussa. Il giornalista filo governativo Grigory Averenok, che vorrei che tu lo vedessi, perché è un misto tra, come dire, non lo so, un fornaio della bassa e un Navy Skin, no? Cioè uno strano mix di Omarello, si è appunto scagliato contro la band romana. Il mondo moderno della democrazia e del progresso sta avanzando con successo verso la demenza totale, verso le perversioni fuori di testa, verso gli individui in tanga, verso la distruzione di tutto ciò che è umano. Ecco, questa è la TV bielorussa. E vabbè, insomma, no. Però cosa stiamo imparando, no? Adesso sono poche volte che partecipo con te, sono ben contenta. Però abbiamo anche negli anni parlato e affrontato tematiche fondamentali, un po' come quella dei Maneskin. Pensa a un mondo meraviglioso in cui i problemi sono questi. Cioè, se la Bielorussia ha tempo, e questo giornalista che adesso sto guardando, meraviglioso col riportino, è adorabile, è un po' Topo Gigio anche, direi forse. Se questo è realmente il problema,
pensa applicato a tutti i paesi, ma io, cioè, godrei da morire ogni mattina a leggere di ciabatte, di Maneskin, di oscenità sui palchi dell'Eurovision. Questo è il mondo che io sogno da bambina. Sarebbe un mondo, appunto, dove non si vive alcun serio problema. Sono persone che vivono pochi problemi. Una la volevi anche salutare, ci tenevi molto, non sapevo neanche chi era, se non perché il cognome mi evocava Bolidi di pianura, costruiti qua vicino. Tu vuoi fare degli auguri, eh? Guarda che sì, abbiamo appena salutato Carla Fracci che se n'è andata, quindi siamo a un livello alto, no, come trasmissione. Mentre tu vuoi fare gli auguri a chi, scusa? Questo è pesante, No, è un colpo basso, dai, insomma. Colpo basso, ma la racconterò con dignità. Io voglio fare gli auguri perché in questa settimana è stato il compleanno di Elettrona Lamborghini. Elettra Lamborghini, una delle nipoti Lamborghini, l'unica che da subito ha inciso profondamente sul mood familiare, portando il suo nome nei peggiori programmi reality americani e latini. È la donna che ha twerkato a Sanremo l'anno scorso o 2 anni fa, e consiglio immediatamente di andare a guardare, per chi, per gli ultimi 3-4 anime che non sanno chi sia. Elettra Lamborghini è meravigliosa perché, oltre al suo corpo, si è fatta montare anche gli addominali. Questa cosa è adorabile. Dove te li montano? C'è una carrozzeria che monta addominali? Sì, immagino. Forse in Lamborghini hanno uno speciale riparto per il montaggio addominale. E poi c'è questa cosa meravigliosa che lei è fusa come poche, e lei continua a sostenere di non fare uso di nessun tipo di eccitanti, per cui non droghe, no alcol, ma la sua bevanda più stimolante è il latte di soia, per cui lei, quando va in discoteca a ballare, tiene sempre un brick di latte di soia in borsa. Io la trovo adorabile. È una delle ragioni per cui io spero di finire all'inferno con dei veri maledetti che si drogano, donne scostumate. Cioè, se mi tocca di finire in un posto dove ci sono i Maneskin e l'Elettra Lamborghini che beve il latte di soia, sai che ducoglioni, come dicono i nostri amici romani. Va bene, cara Asebe, sei sempre stata preparatissima e presente come sempre su tutti i temi importanti, diciamo così, della settimana, ma arriviamo in conclusione anche allo spazio prodotti, eccoli, che cos'è? Un depilatore, cos'è? No. Qui vi svolto la giornata. Ah. Dunque, l'estate, la primavera l'abbiamo praticamente saltata, fra poco arriverà quel caldo piacevolissimo di Bologna e la nostra pelle deve assolutamente rigenerarsi. Sapete che imparerete, sapete già che sono un po' fissata sulla skin care, sull'idratazione e sul cambio di stagione. Questo è il momento giusto per utilizzare questo prodotto meraviglioso. Fallo vedere bene, mettilo in evidenza. Che cos'è? È un rullo dove però questa, lo metto un po' di profilo, vediamo se si vede. Sì, si vede molto bene, in primo piano, bravissima. Perfetto. Praticamente questo oggetto meraviglioso lo rollate sulla faccia. È pungente, sono dei micro aghi. Fate la vostra skin care, vi lavate la faccia, dopodiché mettete i primi prodotti, quindi il tonico, il siero, eccetera. Come facciamo sempre tutte le mattine, e poi? Esatto, e poi praticamente rollate leggermente, spingendo leggermente sul viso, questo macchinino assolutamente sicuro, cosa fa? Vi apre, cioè è come se facesse delle micro lacerazioni, ma non è così, cioè apre la pelle per accogliere il prodotto successivo, che per voi bianchi occidentali deve essere l'acido ialuronico, perché dovete rimpolpare un po' il vostro viso e dovete andare a nascondere, a coprire e a coprire soprattutto le rughe.
Sapete che c'è una differenza sostanziale tra la pelle africana e la pelle occidentale caucasica bianca, per cui noi l'acido ialuronico no, ma nel mio caso aggiungo un booster, questo è un booster della Vichy, minerale, idratante, che mi dà un po' di freschezza e di leggerezza all'incarnato. Voi mi raccomando, acido ialuronico, dopo non ci mancherebbe che non lo facciamo con l'acido, ma perché ci prendi, no? Che non ci mettiamo l'acido ialuronico tutte le mattine. Cioè, tutti voi, c'è anche il regista anche oggi, no? Quindi... Allora, Marzocchi, intanto tieni lì pronto il set che glielo diamo, e questo weekend farà tutte le sue prove con quel baracchino. A me danno sempre l'idea di essere dei sex toy, ma perché sono una persona volgare e ignorante. E invece è praticamente un aggeggio sadomaso che con le punte ti gratta la pelle e poi via una bella sciacquata di acido ialuronico e vedrai che il nostro regista si presenterà lunedì, che sembrerà un'altra persona. Non sciacquata, ma tamponata. Ah, tamponata, certo. Il termine poi adatto in questo periodo. Cioè, quindi, nel senso che devi metterti l'asciugamano in faccia e... Le mani vai a tamponare sul tuo bel visino. Ah, ho capito, perfetto. Altri consigli o abbiamo chiuso qua? No, penso che se arrivate a questo... Questo non posso, cioè, dopo questo oggi non posso dirvi nient'altro, perché questo è veramente un cambio di vita importante, sostanziale. Assolutamente, ma per me lo sarebbe sicuramente, perché non l'ho mai usato, quindi è un cambio di vita sostanziale. Bene, carissima Azeb, non solo sei competente su tutti gli argomenti e sui prodotti, ma sei anche molto, molto attenta ai tempi come una vera influencer che utilizza al meglio il tempo a sua disposizione per riempirci di consigli inutili, come sempre, e noi ti ringraziamo, ti grazie. Apprezziamo, ti adoriamo, ricordo la maggiore influencer della Bolognina, ma anche dintorni, perché con la televisione adesso, con la nostra collaborazione, si sta allargando molto il campo di Azeb, per cui la riconoscono anche in Cirenaica delle volte, e, vero? Certo. E ti fanno i complimenti. Come te li facciamo noi, dandoti appuntamento alla prossima settimana, cara Azeb. Grazie di tutto. Baci, ciao baci, ragazzi. Baci, ciao, ciao, ciao.